Ciao, benvenuti a un nuovo Fanta Speciale, la parola ai giocatori. Qui con me, ospiti ci sono i Tigerless, c'è Luke, gli Ciao. addominali più belli di Instagram, abbiamo Veronica, bella e simpatica, e dall'altra parte abbiamo alla regia Mister X, L'uomo invisibile. l'uomo invisibile, non sappiamo se il nome perché non si voglia, perché nessuno lo conosce o per le sue bellissime gambe, la forma delle gambe. Una breve introduzione del gioco di oggi. Allora, normalmente i Tigress vengono in negozio e mi chiedono sempre dei giochi con qualche mostro, Sempre cupi, non c'è horror, esatto. Allora ho detto, guardate, ci penso io. Ho il Oggi gioco vi che do. fa per voi. Fanno vedere loro. Copenaghen. Bene, allora di questo abbiamo dalla regia un contributo, diciamo un filmato che spiega o vi fa vedere comunque il contenuto della scatola. Bene, allora avete visto la componentistica, quindi è sicuramente un gioco che di cupo non ha nulla. No. Per chi non conoscesse il gioco, vi faccio parlare voi, se volete spiegare brevemente in cosa consiste e un minimo, diciamo, le regole, se volete. Copenaghen è un astratto coloratissimo gestionale dove con queste bellissime tesserine andrete a costruire le facciate dei palazzi di appunto Sì, Copenaghen. Sì, è una perché struttura stile Tetris. esatto, il porto di Copenaghen, quella vera, è conosciuto per queste facciate colorate molto particolari. Lo scopo del gioco è quello di realizzare 12 punti e possiamo vedere il nostro punteggio nella apposita plancetta. Come si raggiungono questi punti? Si raggiungono sistemando le tessere nel proprio palazzo. Innanzitutto, beh, diciamo che si gioca in quattro giocatori. Ognuno ha una plancia di colore diverso e dovrà incastrare le varie tesserine completando le file orizzontali o le colonne. Ogni fila o colonna completata ti dà un Un numero diverso di punteggio. punti. Questa cosa cambia anche dal fatto se riesci o no a completare una fila o una colonna usando solo caselle con le finestre. Ad ogni turno, ogni giocatore può pescare delle carte che sono quelle lì al centro del porto di Copenaghen. Le carte ti indicano più o meno quali tessere tu puoi pescare dalla riserva delle tesserine. Durante il gioco poi ci sono queste abilità che aiutano un po' il giocatore a fare delle azioni aggiuntive per raggiungere i punti più velocemente. Sono molto molto interessanti. Mettono del pepe alla partita perché succede che magari tu sei a 5 e un altro giocatore invece magari è a 1 o a 0 e tramite queste abilità ci sono anche dei sorpassoni Sì, inaspettati. è vero. Tra l'altro la gestione di queste abilità è una cosa molto Sì, importante. ed è molto È strategica in molto realtà. strategica perché io nella partita che abbiamo fatto mi sono impegnato molto a cercare di conquistare tutte queste abilità e usarle, ma se ti ci concentri troppo comunque rimani un po' indietro di punti rispetto a uno che invece si concentra molto di più sul fare punti proprio. Sì, per esempio Io lui. ho costruito, ho cercato di puntare di più sulla costruzione. E infatti sono avanzato molto più velocemente di loro. Invece io verso la fine poi ho fatto un avanzamento proprio totale usando sia queste abilità nel modo giusto, non so come, ma l'ho fatto. Se ti devi fare i complimenti da caso? sola, No, cioè. vabbè. No, devi capire, in realtà è un gioco molto semplice, però è anche molto strategico. Se tu sai gestirti le abilità, il pescaggio delle carte giusto, Sì, molto importante. Riesci appunto ad avanzare e anche fare dei sorpassoni non indifferenti. Sì, infatti loro due poi alla fine mi hanno lasciato indietro. In soldoni io costruivo, costruivo, non guardavo le abilità e poi sono rimasto un po' fregato. Quando finisce il gioco? Vabbè, come abbiamo già detto, o quando il giocatore arriva a 12, Mediante il sorpassone finale. sì, Esatto. esatto.
Oppure quando si trova questa carta, nel momento in cui viene pescata, si guarda il giocatore con più punti. Facciamo notare che la carta a fine partita ha la sirenetta di Copenaghen. Queste poi sono... Come... Sono delle sirenette, sono cosa delle che io ho capito solo mezz'ora fa. Sì. Quindi insomma, mi sembra che siete soddisfatti del gioco, magari appunto non fosse con un'ambientazione... diciamo horror. No, anzi, bella colorata, ci ha messo anche un po' di allegria. È vero, e... ti mette tranquillità e allegria, un'atmosfera bella, sì. Che cosa vi è piaciuto di questo gioco? Vabbè, l'avete detto un pochettino nella spiegazione, però che cosa, diciamo, quale potrebbe essere l'elemento essenziale di questo gioco e a chi vi sentite di consigliarlo? Allora, a me è piaciuta la semplicità. Anche a me. È semplice da capire, è semplice da giocare, è molto colorato. Ed è una cosa da non sottovalutare. Un altro aspetto che è piaciuto a me è che la costruzione della facciata rispecchia la mente del creatore. È vero! L'ordine compulsivo con cui io stavo cercando di costruire la facciata mi ha penalizzato perché invece... Io totalmente caotico! Il caos mi ha fatto fare delle volate assurde all'inizio e invece l'equilibrio di Veronica l'ha portata poi alla vittoria. Sì. Quindi comunque diciamo un gioco adatto a tutti, in effetti vedo comunque anche un assolutamente gioco anzi, 8 anni in su. Sì, infatti per i più piccoli può essere molto interessante sperimentare delle strategie del genere. Poi credo che i più piccoli ovviamente giocheranno come ho giocato io, quindi con meno strategia. E con più cattiveria, con più aggressività. Ecco, sicuramente è adatto a tutti, è adatto sia ai giocatori che sono abituati a cose più complesse, sia chi invece non ha mai giocato a board game o cose di questo tipo. La sera che non si ha il tempo o l'energia per un gioco più complesso, questo qui è perfetto perché è semplice ma non scontato. Però non è un filler, cioè no, nel senso non è la profondità di un gioco serio, però ha la leggerezza di un filler. Quindi esatto, una volta che impari dopo la prima partita a setupare, va molto veloce e ti diverti. Abbiamo detto tutto su Copenaghen, quindi ringrazio i Tiger di essere stati qui con noi e ci vediamo grazie al prossimo Fanta Speciale. Ciao a tutti. Ciao.